sento che siamo partiti Siamo a ancora. Capo d'Orlando, siamo a casa. Siamo a casa e stiamo andando al... Beh, però, sai che è il mio ristorante preferito. Ed essendo il mio ristorante preferito, è un'eccellenza, perché io seleziono la sua eccellenza. Posto a posto. Sì. Ciao. Ciao. Sono ci svegliato. Scusi, lei è lo chef? Lei no, però. Sì, sono lo chef, ma lei no. Quanti anni hai? 23. Ah, vabbè. Dovrebbe dare lei lui a te. In genere alla tua età... Alla mia età... Si va in discoteca, non si fa niente tutto il giorno, al massimo si studia. Non so, se mi guardo un po' intorno... Certo, e questo certo, è il fatto. Ti faccio mangiare sempre le cose, nel senso mi piace andare in discoteca, mi piace andare al mare, mi piace divertirmi, però... Di dove sei tu? Di Santo Stefano di Camarca. A che età hai cominciato a fare...? Ma io ho cominciato a 16 anni. La prima esperienza lavorativa l'ho fatta a 16 anni, che proprio era un ristorantino a Tusa, alla Lateria sul Mare, che era non proprio un ristorante ma un albergo. Lo conosciamo? Conoscete. Sì, da lì poi ho continuato gli studi, mi sono fermato soltanto durante l'inverno per andare a scuola e poi l'hai preso il diploma, questa... sono partito per Parma, sono andato a fare un corso di cucina lì, è stato un corso di 5 mesi e... Per altri 5 mesi sono stati stage in questo ristorante a Venezia, un 5 stelle, stellato, dove sono rimasto quasi 2 anni. Da lì sono partito come stagista, come capopartita e poi ho deciso di rientrare nella e continuare nella su questa strada. E provare a mettermi in gioco. È bella questa cosa, sì, che hai deciso di tornare, fa parte del progetto che stiamo portando avanti noi. Quindi tutte le persone che comunque credono nella Sicilia e magari sono state fuori, hanno fatto un'esperienza, per me è stato uguale, ho visto 13 anni fuori, e poi hanno deciso di tornare qua e di fare qualcosa qua di eccellente, ovviamente. Qua abbiamo tutto, specialmente un cuoco stesso, se non si diverte qui non si diverte nessuna parte. È il posto forse migliore. Il miglior posto per un cuoco per probabilmente. Materie prime, temperature, cioè, location anche dei ristoranti. Location, e poi quando la mattina ti svegli e hai il mare davanti già sei ispirato. Già mezza giornata. Già hai fatto metà dell'opera, diciamo. Piuttosto che svegliarsi magari, come succedeva a me, svegliarsi e uscire alla porta e trovarsi il canale di fronte. Dico, per carità, Venezia è città bellissima, però non è la Sicilia. Come nessun posto della Sicilia. Io ho vissuto 8 anni a Roma, che è una città meravigliosa, sì. Però a me come qua non ci posso fare niente. Sono... Il sapore, i profumi, è bella, tutto la città turista. Esatto. Mi racconti da dove è nata questa idea? Mm-hmm. Diciamo più che altro da una pazzia, nel senso, perché comunque noi abbiamo un cognato che ha già un ristorante. Il marito di tuo? In mezzo c'è la Miriam. Ok. Ristorante a Castelbuono, non so se conosci, faccio pubblicità, posso fare. Vai, certo. Palazzaccio, anche quello è un'eccellenza. E niente. E allora lo contattiamo e ci passiamo. Certo. Niente, lui, diciamo, essendo della ristorazione da tanto tempo, ci ha consigliato appunto di aprire un ristorante a Capo d'Orlando, cambiando completamente genere, creando qualcosa che comunque a Capo d'Orlando non c'è. Okay. In questo senso. Diciamo, è nata questa. Quindi è nata da lui? Diciamo, l'idea sì. Poi la portiamo avanti noi, questo ristorante a livello familiare, mia famiglia ha un'altra attività a Capo d'Orlando, dico, noi ci curiamo questa parte, diciamo, dell'attività familiare, e loro hanno un altro... Dico, però non te li mai occupato del ristorante? No, assolutamente. Quindi per te tu proprio è stato... Mondo cominciare... nuovo, l'avevo vissuta da cliente, nel senso che come penso un po' tutti ci piace mangiare bene, come tu farai, penso che ci... Però ti piace mangiare bene non vuol dire davvero... Ah, no, assolutamente. Davvero mangiare bene, mi rendo conto di questo. E questa è una cucina diversa, sicuramente a tutti, anche a me piace, che so, ma la cucina pure più tradizionale ogni tanto, questa comunque va alla ricerca di alcuni accostamenti, io dico sempre, è come se è un'esperienza, no? Uno va a assaggiare, adesso stiamo creando un piatto, ad esempio estivo, che è uno spaghetto freddo con crema di bufala, basilico e ostriche, probabilmente 10 anni fa, 5 anni fa, proporre un piatto di questo sarebbe stato impossibile. Però oggi devo dire che anche chi l'ha assaggiato abbiamo avuto riscontri positivi. Cioè, è piaciuto anche perché senti il mare, pensare allo spaghetto freddo ti dà l'idea della pasta fredda che noi facciamo a casa, mentre questa pasta fredda è data da un procedimento tecnico che avviene in cucina mediante il raffreddamento della pasta attraverso l'immersione nel ghiaccio. Insomma, c'è un sistema per mantenere sempre la cottura, questi sono poi i trucchi, diciamo, che usano in cucina, però ti dico che noi facciamo questo e magari non facciamo
la pasta gambero e pistacchio, che non vuol dire che non è buona, ma noi proponiamo il nostro tipo di cucina. E su Cavo d'Orlando sicuramente è una sfida molto affascinante e sicuramente rischiosa. Noi sappiamo anche che può essere un tipo di cucina che non viene concepito, comunque ci vuole più tempo per entrare. Probabilmente è una cosa che a lungo vedrai a lungo raggio, diciamo, i risultati. Visto che si parla di eccellenze, nel mio progetto le eccellenze da cui voi vi fornite? Allora, noi intanto cerchiamo di usare tutto prodotto locale, no? Nel senso, dal pesce, no? Non andiamo a prendere... Per locale tu che intendi? Che range? Da dove a dove? Diciamo nella nostra provincia, nella nostra zona. Okay. Noi prendiamo il pesce che viene pescato nei mari, ci sono, non so, Zanzibar, Messina, Milazzo, in quelle zone lì. Se mi dovessi proprio consigliare un'eccellenza dal punto di vista dell'olio, dal punto di vista del... però siciliano. Guarda, olio noi usiamo, questo è un'eccellenza vera e propria. Si chiama Terra? Terra Viva, è un vino che viene fatto nel Ragusano e il cultivar è una tonda emblema. E l'eccellenza invece come vino? Questa azienda, che è un'azienda dell'Etna, okay. Si chiama Terrazze dell'Etna, del Vulcano. Hanno fatto due marchi per trattare anche il bianco, perché questo non è un Etna bianco, ma è un vino, come è scritto qua, tipicamente vulcano. A livello di materie prime è qualcosa che ti ha colpito, perché c'è un produttore, cioè perché avete detto quello che fa i pomodori, che è fissato che i pomodori li fa solamente idroponica, non lo so. Noi trattiamo ad esempio un'eccellenza siciliana, che probabilmente diciamo è una cosa insolita. Lo zafferano lo prendiamo da un'azienda familiare che c'è, non vorrei sbagliare il comune, o a Raccuia o a Cristo, lo fanno... Che mi sa che è l'azienda, sono ragazzi, sì. Io vado domani a parlare con loro. Ed è di? Raccuia. E loro ci forniscono loro zafferano e il giorno 15 faremo una serata tutto a tema dedicata zafferano, a questa cosa. Facendo un menù, il giorno 15 tutto, naturalmente, facendo un menù dall'antipasto al dessert, tutto a base di... Avanti Giuseppe, questo viaggio in Sicilia come sta procedendo? Ma guardate, mi sa che mangerò un po'. Certo, usa tutti i cucchiaini che vuoi. Non queste cose, con i cucchiaini al ristorante non si è mai visto, ma diciamo, aiutati che Dio ti aiuta. Siamo pronti? Ti sei presa tutta la... Come, scusa? Buono. Grazie.